Tra gentili telespettatori, nuovo appuntamento. Per questo che noi investiamo molte risorse. C'è da dire che collaborate anche con un'azienda tedesca e qui avete tipologie di rifiuti che si avviano ciascuno una propria filiera. Ovviamente l'Italia per noi è sempre il nostro paese, quindi anche di fare ricerca sui piatti. E questo ha cambiato anche il volto di un'azienda. E che questo ci consente di fare ricerca che si avviano ciascuno una propria filiera. Buonasera gentili telespettatori, nuovo appuntamento di Made in Italy. Questa sera parleremo di innovazione, cercheremo di capire se in Italia si riesce e si può innovare. Lo faremo con tanti ospiti, ovviamente con noi Gianluca Ru, buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera ad Alberto Barberis di Protocube. Buonasera a tutti. Buonasera ad Marco Masselli, fondatore del marchio Digital Check. Buonasera. Da questa parte abbiamo Alberto Pellero di Cuca Roboter. Buonasera. E buonasera anche del Sandra La Rosa, sempre buonasera. Di Cuca. Benvenuti a tutti. Allora Gianluca, secondo una ricerca di Wired siamo a metà classifica tra i paesi europei in campo di investimenti sull'innovazione. Soccombiamo di fronte ai paesi scandinavi, di fronte alla Germania, alla Svizzera. I dati sono impressionanti. Veniamo definiti un moderato innovatore. Ecco, ma come mai? Beh, tanto paghiamo anche un po' il prezzo del nostro deficit troppo alto, che impedisce al nostro Stato, anche se storicamente non abbiamo mai investito granché in ricerca e sviluppo, però di contribuire in maniera sostanziale, perlomeno sostanziosa, perlomeno tanto quanto fanno i nostri cugini europei del nord. Questo ci impedisce insomma di avere quella ricerca accademica che poi genera tutti quegli spin-off universitari che portano poi sviluppo, perché portano alla creazione di nuove imprese e nuovi posti di lavoro. Per fortuna ne abbiamo qui anche ampia rappresentanza di aziende che sono nate dalla ricerca applicata e sono diventate aziende vere e proprie, perché ormai hanno passato il loro periodo di incubazione e sono cresciute, quindi a dimostrazione del fatto che l'innovazione c'è ed è presente, ma è tanto deputata al privato. Una cosa che non è sostenibile nel lungo periodo, proprio perché i privati non hanno tutte le energie che ha lo Stato, uno Stato, proprio per fare la ricerca pura cosiddetta, che poi genera la ricerca applicata da cui nascono gli spin-off. Che dire, già grazie che non siamo ultimi in classifica, perché di solito siamo ultimi in questo genere di classifiche. Siamo a metà, siamo un paese di grandi innovatori che storicamente ha fatto grande innovazione, però non possiamo più dondolarci sui dolci ricordi della storia. E la cosa particolare è che il Piemonte è una delle regioni che riesce a tenere il passo con questi grandi paesi europei, però. Il problema piemontese, che è anche un po' il motivo per cui c'è questa grande quantità di ricerca, è proprio perché ha subito il Piemonte una grande trasformazione tecnologica dovuta al ridimensionamento della più grande azienda presente sul territorio, quindi Fiat in parte non c'è più. Non come una volta, prima occupava 100.000 persone, adesso insomma se saranno 10.000 dipendenti diretti va già bene, ma tutto quel tessuto di aziende che hanno costituito storicamente dei fornitori di automotive non è completamente morto, si è rigenerato in altri campi come l'aerospace di cui abbiamo parlato recentemente o altri settori ancora, diventando diciamo un settore di punta, ma non per l'automotive, per altre categorie di imprese. Questa è l'unica spiegazione che riesco a darvi, ma sono sicuro che magari gli imprenditori toccheremo alcuni punti, riusciranno magari a dire qualcosa di più. Alberto Barberis, quali sono i motivi che purtroppo spingono l'Italia a soccombere di fronte a questi paesi europei? Ma sicuramente i problemi legati a questo deficit sono un po' sotto gli occhi di tutti. Primo fra tutti direi la mancanza di competitività. In effetti questa è dovuta sia ovviamente a motivi anche interni del nostro paese, ma ritengo anche soprattutto al fatto che le aziende fanno difficoltà ad innovare, come si vede effettivamente da questa classifica, e soprattutto questo le porta ad essere ovviamente meno competitive sui mercati nazionali ma anche internazionali, e quindi si muovono difficilmente, perché effettivamente veniamo da un periodo in cui sono cambiate completamente le regole del gioco. Inutile, ormai non mi piace neanche più parlare di crisi, ma sono cambiate le regole ed è giusto che ci si debba adeguare alle nuove regole. Le imprese che hanno magari più storia fanno difficoltà effettivamente ad aggiornare i loro comportamenti, i loro processi interni,
per affrontare questi nuovi mercati e questa nuova situazione macroeconomica che effettivamente è stravolta rispetto anche solo a 10 anni fa, e con l'innovazione effettivamente potrebbero affrontare molto meglio questi aspetti, e lo vediamo quotidianamente, perché le aziende che hanno saputo innovare i loro processi interni, innovare i loro prodotti, riescono ad essere maggiormente competitive. Quindi effettivamente è importante che le aziende innovino processi al loro interno. Personalmente ritengo che abbiamo tutte le carte in regola per poterlo fare. In realtà, il nostro paese, se noi partiamo da quelle che sono le nostre competenze più forti, che ci vengono riconosciute anche maggiormente all'estero che non in Italia, quindi altissima capacità manufatturiera, eccellenze in campo agroalimentare, del design, dell'arte, della cultura, quando questi elementi che fanno parte del nostro know-how riescono a sposarsi con l'innovazione, effettivamente secondo me non può che crearsi un circolo virtuoso che ci può portare a competere per i primi posti di questa classifica e non a giocare a metà. Ecco, uno dei parametri particolari con cui è stata stilata questa classifica è la scarsa collaborazione tra le piccole e medie imprese. Un problema, Marco Masselli, noi ne abbiamo affrontato spesso in puntata, di poca attenzione nel fare rete tra piccole e medie imprese. Perché? Ma diciamo che i motivi possono essere svariati. Secondo me il fatto è anche molto culturale. In Italia si è sempre abituati ad andare da soli e si è un po' gelosi del vicino, quindi difficilmente ci si riesce a mettere assieme, ma culturalmente. Questo però penso che fosse, diciamo, più una volta. Oggi, se si guardano le imprese anche piccole, innovative, giovani, anche le start-up, che adesso si definiscono start-up, ma noi siamo sempre stati un paese di start-up, perché la nostra imprenditoria è sempre stata basata su aziende piccole e medio, ma con la definizione di piccola per noi sono microimprese, perché noi comunque dobbiamo definire le nostre aziende come microimprese, che oggi piano piano iniziano a collaborare, perché hanno capito che se non si riesce a collaborare, come diceva poi bene Alberto prima, il mondo è cambiato, non è più crisi. Oggi bisogna competere in questo modo. Per competere a livello internazionale bisogna fare le cose anche assieme, perché il piccolo e bello non funziona più. Bisogna avere competenze, e non solo l'aspetto finanziario, che è uno degli aspetti importanti, ma competenze diverse. Se nella tua azienda non puoi avere le cose da sole, è difficile acquisirle. Se tu collabori con altre aziende potresti farlo. In passato questo è stato molto difficile, secondo me, per problemi appunto culturali di approccio, in cui si tendeva a fare l'azienda molto padronale, che la famiglia la portava avanti, quindi poca capacità anche a dare in mano al management l'azienda, e quindi crescere nel management, dare competenze alle persone con cui si collaborava. Vedi invece che oggi si sta modificando questo approccio, quindi noi ad esempio con le aziende con cui collaboriamo riusciamo molte volte a fare rete, come diceva appunto Alberto, noi lavoriamo trasversalmente. Noi oggi troviamo facilità nel gestire l'agroalimentare col design e con l'arredamento e creare delle reti di imprese, degli approcci molto, molto innovativi. Una delle difficoltà è anche dal mondo di approccio strutturale. Come si diceva prima, le aziende sono organizzate per vivere al loro interno e poco aperte col mondo esterno. Con un'innovazione del processo si può arrivare a collaborare di più, quindi anche l'innovazione non solo di prodotto ma processo può fare in modo, diciamo, di toglierci da questo impasse e fare in modo che le nostre aziende abbiano la possibilità anche di aprirsi sui mercati internazionali e anche sul mercato interno con maggiore, diciamo, collaborazione, per creare magari delle grandi imprese create da piccole imprese, quindi diciamo l'uscita in modo, in presentarsi in un modo univoco. Gianluca, è un problema culturale anche lì per questa scarsa collaborazione tra imprese? Io credo di sì. Abbiamo tantissimi esempi del passato, del presente, e tanti ne avremo in futuro, in cui piuttosto che accettare il venir meno di alcune dinamiche di controllo della propria società, cioè piuttosto che cedere autoritas in senso latino, cioè cedere l'autorità sulla propria azienda, piuttosto uno o muore o fa lo spin-off o si separa o salta la barricata e va dall'altra parte. Diciamo che fa parte della cultura italiana d'impresa, è uno degli elementi tutto sommato per certi versi di forza, perché spinge tanta creatività, un ribollire continuo di nuove idee e di nuove iniziative, però limita molto quello che è la costruzione di realtà più solide che possono investire in innovazione, come dicevamo prima, e in ricerca, proprio perché per fare ricerca e innovazione a livello mondiale e globale c'è bisogno di capitali, c'è bisogno di fatturati molto grandi, che o si fanno con un'impresa sola che è molto grande o si fanno con reti di impresa, però a quel punto bisogna
cedere parte della propria capacità decisionale per poter, come dire, raggiungere un obiettivo comune. Ecco, questo è un problema, credo, anche caratteriale degli italiani. Ecco, tu prima hai parlato di investimenti privati, tuttavia un dato abbastanza importante è che siamo sotto la media europea in quanto investimenti in ricerca e sviluppo. Pellero, qual è il problema? È un problema legato magari anche alla burocrazia italiana? Ma probabilmente anche un problema fiscale, perché probabilmente siamo indietro rispetto alle agevolazioni che possono avere le aziende quando vanno a investire in ricerca e sviluppo rispetto ad altri stati. A dir la verità, il brand italiano è molto affermato all'estero e la ricerca e sviluppo su questo brand viene fatta in Italia. Quindi per un set purtroppo limitato di aziende la ricerca e sviluppo si fa, la spesa per la ricerca e sviluppo viene affrontata internamente. Le sovvenzioni, i fondi locali, italiani e regionali senz'altro non sono paragonabili a quelli che sono fondi esteri, ma attingiamo molto frequentemente e direi che siamo tra i leader invece in Italia nella ricerca accademica, ovvero le università e i centri di ricerca fanno molta ricerca finanziata con fondi europei. Quello che dovremmo cercare di colmare noi industriali, dando una mano all'università, che probabilmente come primario scopo non ha questo, è quello di avvicinare il risultato della ricerca accademica a quella che è la necessità industriale. Questo già darebbe un grosso contributo allo sviluppo di aziende, sento parlare imprenditori di aziende medio, piccole, micro, che sono degli eroi oggi perché nella loro quotidianità con i loro soldi fanno ricerca e sviluppo. Nel nostro esempio noi siamo diciamo la filiale italiana di un'azienda tedesca che sviluppa robot, ma noi lavoriamo quotidianamente con centinaia di aziende italiane che usano i nostri robot. Per usare un robot devi fare ricerca e sviluppo, perché questo va chiuso in un impianto, in un sistema, chiave in mano, che viene data al cliente. Quindi queste aziende con i loro soldi tutti i giorni fanno ricerca e sviluppo, purtroppo con i loro soldi, e spesso i margini per fare questo non ci sono. Purtroppo, come vedremo probabilmente più avanti nella discussione, l'80% di questi sforzi va poi all'estero, questo per un motivo fisico del manufacturing italiano. Sicuramente si può comunque più fare di più in termini di leggi per aiutare e sovvenzionare la ricerca privata, questo sì. Alessandro La Rosa, il tema è anche capire perché in Italia non si riesce a fare tanta formazione in azienda. Ma dunque, è un dato di fatto che solo il 25% delle aziende italiane investono in formazione. I motivi sono diversi. Il primo potrebbe essere quello che si pensa che la formazione sia un momento in cui viene sottratto il lavoratore dalla sua quotidianità, dalla sua operatività, e quindi la risorsa venga a mancare e ci si trovi in difficoltà. Poi anche un mindset tayloristico, dove io sono il padrone, tu devi solo eseguire quello che ti chiedo, quindi non è necessario che ci sia formazione. Anche la poca scolarizzazione a volte. Quindi questi sono i motivi principali. Noi come Cuca Italia, è vero, apparteniamo ad un gruppo grande, quindi siamo già un'azienda organizzata in un certo tipo. Abbiamo avuto negli ultimi anni, la possibilità di partecipare a dei corsi di team building, a dei corsi di managing della parte vendita, quindi insomma c'è voglia di cambiare anche il modo di operare all'interno dell'azienda, di creare persone capaci di operare con le proprie forze, con le proprie capacità ed essere responsabili di quello che fanno. In Germania, nella nostra sede, nella nostra casa madre, c'è un programma che si chiama Cuca Academy, che mette a disposizione dei collaboratori, quindi dei lavoratori, una serie di corsi che vanno dai corsi tecnico-scientifici a corsi più umanistici, più di socializzazione, corsi psicologici. Quindi c'è nella nostra realtà una attività di formazione elevata.
Chiedo scusa, io sì. Voglio, però magari anche perché per avere un parere, io l'idea ce l'ho, me la sono già fatta ed è abbastanza chiara, però voglio condividerla con voi. Ma è così il diretto legame tra efficienza e formazione, cioè un lavoratore formato e aggiornato è secondo voi un lavoratore più efficiente nel lavoro che fa? Ma io credo che, se posso intervenire io credo che il sia un valore aggiunto per l'azienda e per il lavoratore, nel senso che oggi ci troviamo di fronte clienti che hanno bisogno di preparazione, che vogliono sentirsi confortati se c'è una scelta da fare, che vogliono specializzazione e vogliono consigli. E quindi è sicuramente un valore aggiunto per l'azienda quello di poter disporre di personale competente anche nei momenti di crisi. Non vogliamo parlare di crisi, però anche nei momenti di crisi la mia competenza può essere un plus rispetto all'azienda che invece non ha affrontato certi discorsi. Per il lavoratore è un modo di rivendersi sul mercato, di ricollocarsi, di proporsi anche all'estero. Quindi sono sicuramente attività che danno sia all'azienda sia al lavoratore un valore aggiunto, un plus in più. Allora, vi interrompo un attimo perché a proposito di startup innovative siamo andati al chilometro rosso di Bergamo per raccontare questa iniziativa K-Idea. Si parla di nuove aziende, nuove realtà che nascono in tutto il territorio. Vediamo, poi torniamo in studio perché prendiamo spunto proprio su questo tema. Vediamo. È giunta la sesta edizione K-Idea, l'iniziativa del Chilometro Rosso, che premia e supporta le invenzioni e le idee più innovative che nascono in modo indipendente, fuori dagli ambienti dedicati alla ricerca pubblica o privata e che spesso hanno difficoltà ad affermarsi. Beh, K-Idea nasce da un'esperienza direi quasi personale che ho avuto prima a Trieste nell'area Science Park e adesso qui a Bergamo con Chilometro Rosso. E riguarda quel mondo, diciamo così, nascosto, no? Non che non emerge mai, di soggetti che non fanno parte delle realtà istituzionali che fanno ricerca, centri di ricerca, università, laboratori, ma di soggetti creativi, persone, cioè, e gruppi che sono abbastanza autonomi, si muovono autonomamente, inventano qualche cosa, individuano cioè delle nuove possibilità, delle nuove soluzioni e allora cercano poi di trasformarle in prodotti, in tecnologie. Questo passaggio passa necessariamente attraverso o le imprese esistenti o i gruppi di ricerca che ci sono. Noi abbiamo instaurato questo diciamo, premio, questa iniziativa, questo evento, per cercare di recuperare quelle idee che altrimenti non hanno la possibilità di neanche illustrare le loro potenzialità, perché se ti chiudono la porta non hai neanche la possibilità di illustrare. E questo è quello che facciamo. All'evento è intervenuto anche il presidente della Brembo, Alberto Bombassei, soddisfatto per la riuscita dell'evento. Mai come in questo momento forse l'innovazione ha una necessità di essere non solo riconosciuta ma di essere seguita. Sono reduce da una serata romana di ieri sera dove è stata fatta una cosa molto simile a quella che facciamo oggi su iniziativa di Edison e direi che sono stati premiati appunto dei giovani con idee innovative e ancora di più oggi fresco di questa esperienza sono convinto che sia veramente un vero stimolo per cercare di dare delle migliori aspettative soprattutto ai giovani che come sapete oggi fanno fatica a trovare una collocazione, quindi credo che debba essere oltre che uno stimolo anche una speranza per le giovani generazioni. Tra le idee premiate, ma la notizia di maggiore interesse è stata la presentazione di centinaia di progetti e idee pervenute, sintomo di una voglia di fare impresa che cresce nel nostro paese. Sì, allora il nostro progetto è My Angel Care, è un braccialetto, un dispositivo indossabile che contiene una tecnologia NFC. Questo braccialetto rientra nel settore healthcare e first aid, quindi emergenza medico-sanitaria. L'utente ha a disposizione un proprio cloud personale all'interno del quale va a storare le proprie informazioni medico-sanitarie di primo soccorso, i contatti per i parenti e via dicendo. Il cloud, essendo legato a questo braccialetto in modo virtuale, può essere sostanzialmente visualizzate, queste informazioni possono essere sostanzialmente visualizzate
avvicinando lo smartphone con un'apposita app al dispositivo indossabile. Quindi i rescuer, le persone, i soccorritori possono aiutare le persone in emergenza nel modo più corretto e prestargli proprio soccorso nella maniera più opportuna. Ma diciamo che l'idea è quello di tentare di dire qualcosa di nuovo sull'ombrello. Io avevo la presunzione che un oggetto così, che da sempre è tale, si poteva realizzare in modo diverso, e ci sono riuscito. Sono riuscito dal momento in cui ho scoperto le caratteristiche del carbonio. Dopo una serie di tentativi, direi che questo che ho qui con me è il secondo prototipo. Sono riuscito a rendere quindi risolto il problema dei raggi con il problema del telo, perché sì, io riuscivo a piegare i raggi, ma poi non ero sicuro di riuscire a far tornare i conti con il telo. Io ho proposto tre idee che sono state selezionate, per cui di queste sono molto contenta, e sono idee che riguardano un po' il quotidiano. Allora, la prima idea è quella che ho vissuto e sperimentato proprio personalmente, della trasformabilità di un seggiolino per bambini da bicicletta con uno schienale reclinabile. Da questo schienale fuoriesce una borsa, cioè l'idea di poter convivere con la bicicletta nelle diverse, diciamo, situazioni. Questa è la prima idea. La seconda idea invece è un carrello della spesa che trova alloggio nel baule delle auto, per cui non c'è più quella diciamo routine del carrello al supermercato, si carica direttamente il proprio carrello, lo si ripone nella macchina a carico e lo si riporta in casa, per cui si agevola un po' quell'antipatica, diciamo, situazione di fare la spesa. Il terzo invece è più ludico, si tratta di un elemento circolare che può essere modulare e accoppiabile, si trasforma, per cui da una situazione di tavolo e seduta diventa una chaise longue di relax. Può avere diverse coperture, frangisole, pannelli fotovoltaici per alimentare eventualmente un internet point, e il nome è girasole perché l'idea sarebbe quello di vederlo ruotare su un perno per trovare una condizione espositiva, diciamo, ottimale. Queste sono le tre idee. Abbiamo visto dal servizio che la nota positiva è che in Italia crescono notevolmente le start-up innovative. Gianluca, è un dato positivo? In Italia si comincia a fare impresa fin da giovani? O è un dato positivo o è un dato estremamente negativo, perché vuol dire che un sacco di altre aziende stanno fallendo e quindi la gente che va in giro non trovando lavoro si inventa un nuovo lavoro attraverso una nuova azienda. Delle due l'una, forse sono vere entrambe. Cioè, siamo un paese molto creativo, lo sappiamo. Quando abbiamo un'idea vogliamo provare a venderla, siamo anche degli ottimi venditori e quindi va tutto molto bene. È anche vero che questo è frutto, è andato in controtendenza proprio perché tante aziende sono morte e quindi tante aziende nascono. Così come il bilancio delle nascite e delle morte, il bilancio in Italia è positivo. Naturalmente siamo ancora in una situazione di grave difficoltà, dice Alberto, condivido, non è più una situazione di crisi, siamo in una nuova situazione, dobbiamo fare fronte e adattarci a questa nuova situazione. È anche vero che prima che queste aziende portino tutto il fatturato e siano grosse e diano tanto lavoro quanto quelle che magari sono nel tempo cadute, ecco, ci vorrà qualche anno, e quindi probabilmente staremo molto bene tra 5-6 anni. Adesso bisogna cercare di capire come faremo ad arrivarci al momento in cui staremo molto bene. Ecco, Alberto, c'è qualcosa che si muove da questo punto di vista sulle startup innovative? Tra l'altro voi non siete ovviamente una startup, siete nati un po' di tempo fa da un incubatore, tra l'altro, quindi puoi raccontarci, quindi eravate una startup. Eravamo una startup. Puoi raccontarci un po' la tua esperienza? Sì, assolutamente. Noi in Protocube, vabbè, eravamo una startup, anche se tendiamo a considerarci una startup anche oggi, perché lavorando sui temi dell'innovazione sei sempre obbligato a fare ricerca e sviluppo quotidianamente con le proprie risorse. Noi ci occupiamo di fare 3D efficiente, diciamo, nel senso che cosa intendiamo? Intendiamo, lavoriamo con le aziende e cerchiamo di portare all'interno delle aziende le tecnologie 3D per ottimizzare i loro processi di sviluppo prodotto.
quindi dalla parte di modellazione 3D creativa di nuovi prodotti fino all'ingegnerizzazione, quindi alla creazione di matematiche 3D per la produzione, passando per la stampa 3D. Noi abbiamo iniziato proprio 9 anni fa ad occuparci anche di stampa 3D in ambiti creativi, passando appunto anche per la realtà aumentata. Quindi tendiamo a lavorare all'interno delle aziende cercando di proporre o pacchetti completi o comunque anche solo soluzioni di alcune parti che sono tese comunque a creare ottimizzazione dei loro processi di sviluppo prodotto, quindi riduzione del time to market, quindi ottimizzazione delle parti creative e via di seguito. C'è molto fermento sul mondo delle startup ed è bene che ci sia, tutte le iniziative volte ad aiutare e a creare opportunità per la creazione di nuova impresa sono assolutamente ben accolte e bene che ci siano. È importante però anche fare un'altra precisazione dal mio punto di vista, perché è bene che ci siano queste iniziative, ma è altrettanto importante che si aiuti e che ci siano il maggior numero di possibilità e di opportunità possibili per cercare di fare in modo che queste startup, le migliori di queste startup, crescano e diventino aziende magari da 100, 200 dipendenti. Cioè l'obiettivo non deve essere quello di aprire migliaia di startup, ben vengano, ma bisogna anche creare le condizioni per fare in modo che le eccellenze possano prosperare. Solo così si crea un ritorno in campo sociale da questo punto di vista e con creazione di occupazione e posti di lavoro. C'è un'esplosione magari non troppo coerente con la situazione economica? Sì, beh, che deve essere comunque graduale. Poi è sbagliato dal mio punto di vista pensare di dover importare tout court il modello della Silicon Valley in Italia. Noi per tradizione, cultura, ambiente, istituzioni, abbiamo un know-how, abbiamo delle tradizioni e una cultura diversa. Dobbiamo prendere quello che c'è di buono da lì e cercare di traslarlo, ma tradurlo sul nostro territorio. E quindi è importante anche creare delle opportunità, secondo me, di dialogo tra le grandi aziende e le start-up, perché continuo a dire che e so che anche gli enti, le istituzioni come gli incubatori sono abbastanza in linea con questo pensiero, è importante considerare anche le startup innovative della mia azienda. Cioè io che non ho mai fatto innovazione all'interno, posso anche, entrando a conoscenza con quelle che sono le competenze, i prodotti che vendono, magari le startup che si affacciano sul mercato, posso effettivamente trovare delle competenze che migliorano il mio prodotto, migliorano il mio processo interno, e quindi sarebbe opportuno anche incentivare il più possibile l'incontro tra domanda e offerta. Una grande impresa che magari ha dei capitali da investire ed è giusto che li investa in questo momento, è una startup che invece ha delle bellissime idee ma di base pochi capitali. Unendo queste due cose sicuramente si può creare un volano utile per il nostro paese. Beh Alberto, quello che hai appena detto è praticamente il meccanismo che succede a tutte le startup troppo innovative rispetto al poco capitale che hanno a disposizione: vengono acquisite da grandi aziende e entrano come divisione all'interno di una grande azienda, poi in quel modo riescono a sviluppare al 100% quelle che sono le loro idee. È una speranza, è un augurio e forse anche un sogno quello di ogni startup, certo. Quello di essere acquisito da una grande azienda, magari Google, dico io, no, perché magari uno ha anche qualche ambizione esagerata e ci sta averla, e a quel punto poi la macchina, in effetti Google fa un po' così, no? Quando deve fare, quando vede un'idea, di solito compra l'azienda che l'ha inventata, come la macchina, quella che uscirà fuori tra qualche tempo, la macchina che va avanti senza pilota, no? Quella che si muove da sola. E Marco Masselli ci può un po' raccontare qualcosa sulla sua azienda, anche per capire se effettivamente questo sogno di essere acquistato magari da un gigante. Allora, ci racconti un po' la tua esperienza. Diciamo, noi siamo nati come un'azienda, appunto Lenisus, un'azienda piccolina sul territorio pinerolese, quindi non a Torino, dove abbiamo vissuto quella difficoltà di non essere vicino all'università, al mondo, diciamo, della formazione e quant'altro. Noi abbiamo creato questo sistema di certificazione del prodotto italiano, ItalCheck, abbinato a una piattaforma di tracciabilità e autenticazione per far comunicare il prodotto e il consumatore finale, che è l'unico modo per connettere l'azienda al consumatore e il prodotto, quindi trovare uno strumento per far dialogare il prodotto e l'azienda col consumatore, sia consumatore B2B, quindi business, o anche il consumatore
finale consumer diretto, alle persone che acquistano. Chiedo scusa Marco, quindi voi certificate un prodotto perché sia effettivamente italiano, cioè il prodotto che voi timbrate e marchiate dopo il vostro lavoro è effettivamente italiano e siamo sicuri che lo sia? Noi infatti sul nostro spot abbiamo proprio il timbrino, noi facciamo la mela e andiamo a mettergli il timbro sopra la mela, nel senso che noi facciamo un audit di certificazione per verificare presso l'azienda che la produzione sia realmente italiana. A quel punto gli rilasciamo un marchio di certificazione, un marchio collettivo che dimostra che il prodotto è italiano. In abbinato c'è tutta una piattaforma digitale innovativa che permette di far dialogare il consumatore col prodotto. Questa piattaforma è stata sviluppata già in 10 lingue perché noi abbiamo pensato al prodotto italiano, questo plus che comunque deve andare in giro per il mondo dove è riconosciuto e ricercato. Ma il problema è che deve essere riconosciuto, quindi dare degli strumenti ai nostri prodotti per dialogare col consumatore in tutto il mondo. Facendo questo noi abbiamo sviluppato internamente questo prodotto, questa innovazione di progetto digitale più il marco le nostre forze. Noi all'epoca l'Enisus è nata nel 2008 e non c'era ancora la moda delle start-up, eravamo una piccola microimpresa che ci proponevamo verso le aziende con altri servizi e non avevamo esperienza. A oggi la start-up fa anche quasi moda. È quello che a me preoccupa ogni tanto, sentendo anche i giovani e quant'altro. Non deve essere un ufficio di collocamento per aprire un giochino, portare avanti il tuo periodo di ingresso nel lavoro, provare a fare una startup, sperare che qualcuno mi trova, venda oppure mi faccia assumere. Fare impresa è comunque un percorso in cui devi investire, delle persone credono in te, tu devi credere nelle persone, innovare e fare ricerca. Noi abbiamo finalizzato quest'anno il progetto con un po' l'opposto di come succede con le grandi aziende. Noi abbiamo esternalizzato un nostro spin-off, quindi abbiamo avuto l'opportunità con l'incubatore delle imprese del Politecnico, con la parte digitale Tritabit, di creare uno spin-off innovativo. Quindi abbiamo portato fuori la progettazione di quella che era la piattaforma, perché già nella nostra piccola realtà si vedeva che lo sviluppo e portare avanti il progetto rimaneva troppo bloccato da quello che poi era la quotidianità. Quindi abbiamo preferito di esternalizzare sempre da noi stessi in un ufficio che fosse vicino all'università, in questo caso all'interno dell'università del Politecnico, per poter cercare di avere un ambiente in cui ci fosse tutte le competenze e l'energia per poter sviluppare questa innovazione. Io penso che tante volte anche nelle statistiche mondiali l'Italia abbia anche un deficit che deriva da un problema fiscale. Le aziende non mettono a bilancio la ricerca e lo sviluppo. Perché comunque è difficile far figurare come ricerca e sviluppo. Io penso che se vado a vedere il mio bilancio di azienda, come ricerca e sviluppo non ne ho, ma noi abbiamo sviluppato e mettiamo un sacco di capitale umano, di tempo, di ore, che magari molte volte sono ore mie che non vengono contabilizzate, ore di persone che collaborano con me, che sono miei dipendenti, ma che credono in quello che fanno e quindi oltre il loro orario classico di lavoro dedicano del tempo. Quelle ore non sono contabilizzate, ma ricerca e sviluppo anche quella. E in Italia è fatta da tante piccole anche aziende che ricercano e sviluppano. Quello che io vedo anche il bello del nostro lavoro, noi lavorando con le aziende italiane, col prodotto italiano, di tutti i settori, dall'agroalimentare al mondo industrial. E sono tutti affascinanti perché scopri ogni giorno aziende nuove, prodotti affascinanti e realtà italiane affermate nel mondo che magari nello stesso paese il ragazzo non conosce la realtà che ha sotto casa, che è leader mondiale nel suo settore e magari vorrebbe andare a lavorare nel Google di turno perché se andare a lavorare in quell'azienda non fa tra virgolette figo, quando invece ha sotto casa una realtà che è internazionale. Quindi secondo me anche oltre di formazione anche proprio di cultura, di spiegare cos'è l'azienda, cos'è fare impresa e cosa sono le imprese italiane. E innovare si può e si riesce ad andare avanti, non bisogna sprecare le risorse, quello che appunto diceva Alberto e condivido, e non deve diventare una moda, perché fare impresa è fare impresa, le start-up bisogna fare anche in modo che ci sia una meritocrazia, non devo dare dei pochi finanziamenti a pioggia tutto per fare in modo che ogni regione, ogni città, perché il problema adesso è che tutte le regioni, tutte le città, tutte le province vogliono avere il loro incubatore. Bisogna premiare l'eccellenza, non è avere un insuccesso se il tuo progetto, la tua idea non funziona, bisogna anche saper fallire velocemente e riniziare da un altro progetto. Noi in Italia purtroppo siamo anche abbinati a questa parola che fallimento per noi è il fallire economicamente, quasi un delitto, una cosa che ti segna vita. Il fallimento su un prodotto, io magari faccio qualcosa che mi accorgo che non funziona, devo essere capace di andare avanti, non continuare ad andare avanti su una cosa che non funziona. Cambiare progetto. Quel progetto ha avuto progetto 01, non è andato a buon fine, fallito, lo mettiamo nel cassetto e andiamo avanti.
E quindi anche, diciamo, rientra sempre un po' l'approccio culturale. Noi, io dico sempre, siamo fortunati anche a essere nell'ambiente in cui siamo, una città come Torino, perché in due casi che abbiamo avuto la fortuna di avere, diciamo, transitare ad esempio dell'incubatore delle imprese di Torino, che dà veramente una grossa, diciamo, un grosso aiuto per essere vicino a quello che è la ricerca. Noi, essendo, diciamo, con gli uffici all'incubatore delle imprese, abbiamo potuto iniziare ad avere anche dei giovani estremamente preparati, che tante aziende internazionali ci invidiano, con cui poter collaborare. Dall'altra parte, la nostra, diciamo, scuola maggiore, l'innovazione che noi facciamo quotidiana è collaborare con le aziende. Quando noi andiamo da un'azienda che ci chiama, ci cerca, iniziare a lavorare con loro è una nuova sfida. Ogni giorno un'innovazione, perché finito il progetto con quell'azienda, il nostro prodotto ne ha avuto un vantaggio, si è migliorato, una innovazione continua. E quindi, come si diceva prima, noi non siamo mai, siamo sempre cercando, si innova sempre, quindi non sei mai statico, sei sempre dinamico. Quella, diciamo. Pellero, si può pensare di far collaborare di più imprese e università? La strada è già in itinere. Quindi, a differenza del passato in cui il progetto era prettamente accademico, diciamo un progetto di ricerca finanziato, oggi è in stretto legame con l'azienda. Questo è dettato anche dalle regole dei finanziamenti europei, ma anche locali, che obbligano sostanzialmente il consorzio ad avere presenti all'interno delle realtà industriali. Quindi ci si sta spostando, direi, verso quello che si chiamava lo sviluppo precompetitivo dalla ricerca, innovazione pura, che spesso rimaneva accademica. Sentendo parlare Marco e Alberto, che rappresentano delle start-up, mi è venuto in mente che l'unica chiave che ci fa stare a galla a livello industriale oggi è la fantasia. La fantasia degli imprenditori italiani è la ricerca e sviluppo. Quella che loro fanno ogni giorno, che fanno in macchina quando stanno arrivando al lavoro, che fanno nei weekend quando magari non lavorano, ma di solito gli imprenditori italiani lavorano nei weekend. Questo è molto diverso da un concetto, ad esempio, tedesco, perché noi abbiamo una casa madre tedesca, che sebbene sia la casa madre lavora diversamente per motivi culturali da noi, che è molto più inquadrato. Considerando che noi abbiamo un livello di produttività è negativo, considerando che alcuni mercati, tipo la Cina, nel nostro specifico settore hanno registrato un più 37% quest'anno, mentre noi abbiamo rilevato, e noi siamo tra i fortunati, quindi la robotica e l'automazione, un 2% in più in Italia, quindi con un substrato economico così scadente, vuoi anche l'amministrazione che ci hanno portato fino a questo punto, siamo ancora veramente molto bravi a stare a galla, e la bravura è la fantasia, insomma. Quindi mi auguro che le leggi possano aiutare, e sicuramente l'università è già in itinere per incontrarsi con l'azienda, questa è la nostra percezione. E con voi di cosa vi occupate brevemente? Di robotica, ma anche di altro? Sì, noi siamo un'azienda grande, ecco, che però chiaramente lavora nel B2B. Siamo un'azienda tedesca, noi siamo la filiale italiana che ha sede a Torino, che occupa comunque una settantina di persone, quindi ha un inquadramento, diciamo, di piccola e media impresa. Noi lavoriamo producendo robot industriali o robotica di servizio, che viene utilizzata da piccole e medie imprese per produrre degli impianti o delle linee per grandi imprese, per l'utilizzatore finale. Il robot, la linea di produzione, l'automobile. La linea di produzione, la cella di produzione lo fa una PMI. Quindi oggettivamente il nostro rapporto quotidiano è proprio con le PMI. E a loro cerchiamo di dare il massimo del supporto, proprio perché noi, avendo le spalle larghe di una ditta senz'altro tedesca, quindi con la fortuna di avere 7.000 dipendenti, oltre 2 miliardi di fatturato, quindi con un business globale decisamente avviato, abbiamo a che fare giornalmente con aziende che fanno fatica a imporsi sul mercato internazionale. Fanno fatica anche a causa dei dazi all'importazione di alcune zone. Teniamo presente, purtroppo, e questo è un dato negativo, che circa 3-4 anni fa il 30% della nostra vendita in Italia andava all'estero, era destinata all'export. Oggi, quindi parliamo di 2013 e quindi 2014 anche,
l'85% dei robot che vendiamo a PMI come quella di Marco e Alberto vengono installati all'estero. Questo significa che l'investimento in automazione e quindi anche l'innovazione tecnologica di produzione si è spostata su un manufacturing che è estero. Motivo per cui oggi la Cina è il principale utilizzatore di robot davanti al Giappone, che è sempre stato storicamente il primo in assoluto. Quindi siamo molto bravi con la fantasia, ci diamo una mano da soli, ma per quanto potrà durare questa situazione non lo sappiamo. Alessandra, voi tra l'altro nell'ultima fiera a Milano, la BIMO, avete presentato anche una sorta di partnership con la Siemens, se non sbaglio. Sì. Allora, la partnership ufficiale è stata siglata dalle due case madri durante la fiera EMO del 2013 per proporsi sul mercato con un prodotto in comune. Noi come Cuca Italia collaboriamo con la Siemens di Milano presentandoci quindi a fiere, abbiamo fatto la BIMU, il MEXPE prima, ci presenteremo nuovamente nel 2015 in un paio di fiere insieme alla Siemens per proporre appunto questo pacchetto applicativo che vuole rendere semplice l'integrazione del robot all'interno della cella con la macchina utensile. È una interfaccia semplice che vuole semplificare la vita dell'utilizzatore in modo da non dover necessariamente conoscere il linguaggio di programmazione Cuca. Quindi la nostra relazione con Siemens Milano si sviluppa costantemente e ci vede presenti insieme in workshop che organizziamo per integratori e utilizzatori finali e appunto fiere, manifestazioni di carattere nazionale. Noi abbiamo visto anche qualche immagine durante appunto questa trasmissione di questa collaborazione, però intanto ci fermiamo perché tu hai parlato di EMO 2013, però ad ottobre del 2015 c'è la nuova fiera EMO, un evento importantissimo. Noi siamo andati a intervistare il direttore di UCIMU, Alfredo Mariotti, che un po' ci racconta come si svolgerà l'importanza di questa fiera. Vediamo. Allora, l'UCIMU è, come si deriva dal nome, no? Unione Costruttori Italiani di Macchine Utensili, per cui è l'associazione di coloro che in Italia svolgono attività nel campo della macchina utensile, della robotica, delle tecnologie additive e di tutto quello che gira attorno, di tutta la componentistica che gira attorno alle cosiddette tecnologie ausiliarie. Il settore è legato molto all'Expo, tanto che oggi ormai circa l'80% della produzione che viene fatta in Italia poi va sui paesi stranieri. Qui siamo ad un settore che in definitiva è composto da 33.000 addetti, attorno, se comprendiamo anche tutti quelli che sono su fornitori, utilizzatori e roba del genere, parliamo di non so, 200.000 persone, per cui molto, molto piccolo. Beh, in Italia si riesce a fare innovazione perché le aziende sono costrette a farle, sono impegnate da sempre in questo campo. Diciamo che si fa molto anche, possiamo chiamarlo sviluppo, perché nell'Italia la meccanica è sempre stata la base, e poi con l'ingresso dell'elettronica, diciamo la meccatronica è sempre stata la base dell'attività di ogni persona. Uno dei primi regali che sono sempre arrivati quando si era piccoli era il meccano, no? Per cui si nasceva da lì. Per cui ogni dipendente all'interno dell'azienda è anche uno sviluppatore del prodotto che porta poi all'innovazione. Poi l'innovazione serve per competere. Se noi non stiamo davanti agli altri con le nostre aziende, che oltretutto sono medio piccole, abbiamo difficoltà ad esistere. Per cui diciamo che è una cosa che è insita in ognuna delle nostre aziende. Cioè, a noi è rimasta molto la mentalità dell'artigiano evoluto. Difatti le nostre aziende sono medio piccole. All'interno dell'azienda c'è la testa della persona che ha creato il prodotto, e questo rende sempre più difficile la fusione fra un'azienda ed un'altra. Perché? Perché ci sono due teste che devono mettersi assieme, e magari è facile mettere assieme altre cose. La compenetrazione di teste è complessa, però questo è quello che ha reso grande anche il nostro settore in Italia. La EMO 2015, che si svolgerà a Milano il prossimo ottobre, è la più grande fiera al mondo di beni di mezzi di produzione. Alla EMO partecipano solo i produttori, non partecipano commercianti, agenti, eccetera, per cui è la reale rappresentazione della potenzialità di questo settore nel mondo. Teniamo conto che nel mondo questo settore
sta oggi producendo 50 miliardi, le macchine utensili prodotte nel mondo valgono 50 miliardi di euro, per cui è veramente un settore potente. Noi a Milano avremo 120-130 mila metri quadrati netti, per cui occuperemo tutta la potenzialità della Fiera di Milano per rappresentare la forza di questo settore in tutto il mondo. Fra l'altro la EMO è l'unica fiera al mondo che attrae visitatori extraeuropei da tutti i continenti, per cui noi avremo una presenza di almeno 150.000 persone, di cui un 40% saranno italiani e tutto il resto 60%, per cui stranieri. Di questo 60%, quasi la metà vengono da al di là dell'Europa. Allora, siamo quasi alla fine, però chiudiamo un po' questa trasmissione con l'ultimo giro di domande. Allora, cominciando da Pellero, allora, il futuro cosa avete in ballo? Ma il futuro è, colgo la palla al balzo e invito i colleghi Marco e Alberto a venirci a trovare per vedere se sarà possibile avviare una collaborazione tra un'azienda, diciamo, grande come noi, che comunque lavora sul territorio italiano, e delle aziende PMI come loro. Non ci conoscevamo ancora, quindi approfittiamo per fare squadra. Il futuro per noi è una serie di eventi nel 2015 abbastanza fitta, fieristici e non, ma nella fattispecie volevo parlarvi e invitarvi a fine febbraio, la data esatta non la sapremo ancora, non la sappiamo ancora adesso, all'inaugurazione di quello che sarà il nostro showroom. Bello. Sempre qui a Torino abbiamo aperto un'area molto grande a fianco ai nostri uffici, dove abbiamo la possibilità di avere tante isole robotizzate che spiegano sostanzialmente come funzionano i nostri robot, i nostri prodotti ai clienti finali o agli integratori, noi li chiamiamo gli integratori, società di ingegneria come le loro, così come uno spazio dedicato a conferenze, a seminari. Alessandra probabilmente si ricorda meglio di me, abbiamo una lista di seminari di vario genere. Alessandra, sì, intendiamo condividere con i nostri clienti anche tematiche slegate dalla robotica o dall'automazione, quindi si vuole dare un po' un respiro ampio a questa nuova attività di questo showroom, quindi vorremmo coinvolgere professori, docenti, trovare il modo di fare comunicazione in senso lato e anche naturalmente legato al nostro business, che è la robotica e l'automazione. Il tutto volto anche a dare quella formazione che spesso i nostri clienti non riescono, esatto, ad avere, sì, perché oberati di lavoro. Quindi vogliamo ricreare degli spazi, delle giornate o dei due giorni, diciamo, eventi di formazione, regalandoli alle aziende che lavorano con noi. Noi ci saremo di sicuro, certo, vi anticipo già questo. Certo. Invece Marco, tu sei in partenza, sappiamo. Allora, quali sono il futuro per la tua realtà? Luminoso, noi, speriamo. Assolutamente, per noi e per le aziende con cui lavoriamo, perché io dico sempre che noi senza l'azienda non saremmo nulla, quindi avendo la grossa fortuna di lavorare con queste aziende italiane riconosciute e ricercate nel mondo, siamo in partenza per gli Stati Uniti, avremo a gennaio un tour della costa ovest degli Stati Uniti dove faremo una fiera a San Francisco del food. Noi abbiamo uno stand in cui porteremo le aziende italiane con l'autentico prodotto italiano a, in primis, a raccontare e spiegare cos'è il prodotto italiano di alta qualità di un certo tipo. Dall'altra parte noi creeremo quel mix, quella rete fiera agroalimentare con allestimenti fatti con arredamenti, prodotti di design italiano. Quindi non vuol dire che se è una fiera di settore devo solo portare un settore, io posso creare anche un mix. E difatti anche faremo questo a Las Vegas, in cui in una fiera di arredamento porteremo il prodotto agroalimentare per fare degli show cooking. Questo in primis per far conoscere il prodotto autentico italiano, visto che noi certifichiamo il prodotto italiano, garantiamo il prodotto italiano, bisogna anche far capire al consumatore finale cos'è il prodotto italiano. Dall'altra parte cercare anche di aprire nuovi mercati, quindi trovare anche per queste aziende degli sbocchi commerciali, dando anche dei supporti con dei contatti, con delle strutture per poter anche collaborare in giro per il mondo, perché il problema anche molte volte delle piccole e medie imprese è avere anche un ufficio che possa gestire anche quella che è l'internazionalizzazione. Per un prodotto agroalimentare, se vado sul mercato americano, tutte le pratiche di FDA, cioè della dogana,
che sono molto complicate per le aziende piccoline. Quindi cercando di dare un supporto, noi iniziamo questo percorso, appunto San Francisco, una fiera, Santa Cruz, in un ristorante italiano aperto da un torinese a Santa Cruz, faremo uno show cooking con prodotti italiani, con chef italiano che portiamo con noi da Torino, e finiremo appunto a Las Vegas con questo progetto, in questa fiera, con una grossa azienda, Bertazzoni Cucine, che è un'azienda dell'Emilia, che fanno un grossissimo gruppo italiano, ma a livello internazionale, che fa elettrodomestici per cucine ad alta gamma, che vende tantissimo negli Stati Uniti, perché è un prodotto italiano, un prodotto di alta qualità, e viene ricercato e pagato di più perché è italiano. E quindi noi saremo con i nostri clienti e con dei partner per far, diciamo, conoscere e vendere il prodotto italiano, per poi finire a New York con Giugno con un evento che sarà fatto appunto, diciamo, più di comunicazione con dei partner locali, per andare a creare questo, diciamo, anche racconto dell'emozione di acquisto di un prodotto italiano, perché noi vediamo che sia agroalimentare che design che fashion, il prodotto italiano non è solo acquistato perché è di qualità, perché potrei avere anche un prodotto tedesco, un prodotto inglese, un prodotto anche cinese ormai di qualità. Viene comprato perché è italiano, perché racconta una storia, una tradizione, una creatività, una cultura che gli altri prodotti non possono raccontare. Magari tecnologicamente o come prodotto in sé potrebbero essere la stessa cosa, ma il prodotto italiano ti dà un'emozione di acquisto che gli altri non hanno. Quindi noi dobbiamo essere capaci di raccontare questo, non solo portare il prodotto, ma portare l'italianità. E noi speriamo di raccontare in futuro la tua storia. Assolutamente, io vi invito come di una chiacchierata. Sono già pronto, ho già preparato il trolley. Sia in questo momento che anche quello di giugno, molto volentieri. Barberis, invece, per quanto riguarda Protocube, poi ti farò un'altra domanda inerente a un altro tuo ruolo. Sì, grazie. Beh, allora, come Protocube, ma noi stiamo crescendo bene, direi. Abbiamo si chiude quest'anno con una crescita rispetto all'anno scorso. Abbiamo prospettive per il futuro, stiamo sviluppando dei nuovi prodotti sempre legati al mondo del 3D, quindi configuratori 3D real time di prodotto che ci permettono anche di offrire alle aziende delle nuove opportunità, per cui insomma confidiamo e siamo ottimisti, perché ovviamente bisogna esserlo, non è una delle caratteristiche fondamentali di un imprenditore quello di essere assolutamente ottimista e volenteroso di migliorarsi e di fare sempre meglio, quindi iniziamo il 2015 con grandi ambizioni e grandi speranze. Tra l'altro voi due siete appartenenti al gruppo Giovani Imprenditori di Torino, tu sei vicepresidente, e ti faccio questa domanda inerente a questo evento oggi, Officina, gruppo Giovani Imprenditori, che è da un po' di tempo, la seconda edizione quest'anno, sta avendo un grande successo. L'11 dicembre tra l'altro c'è un altro convegno, allora ci racconti di cosa si tratta di questa scuola dell'imprenditorialità e poi dell'evento dell'11. Certo, oggi Officina gruppo Giovani Imprenditori è, come dicevi giustamente tu, la seconda edizione. Che cos'è? È un percorso di incontri che come gruppo Giovani Imprenditori dell'Unione Industriale di Torino abbiamo organizzato insieme al Politecnico di Torino, l'Università di Torino e i due incubatori del territorio, ovviamente con la media partnership vostra, che ci date sempre visibilità, per cui vi ringrazio in anticipo. Beh, ci piace, per quello lo facciamo. Che cos'è, dicevo? È un percorso, sono una serie di incontri nei quali imprenditori di varie aziende hanno l'opportunità di raccontare le loro esperienze ai partecipanti di questi incontri, che sono tendenzialmente studenti universitari degli ultimi anni dell'università, start-uppers o potenziali tali, comunque gente interessata alle tematiche dell'imprenditoria, perché magari sono già imprenditori, lo vogliono diventare, o magari desiderano anche solo diventare imprenditori di se stessi, che è quello su cui noi battiamo molto. Non è necessario, non te lo dice il medico, devi fare l'imprenditore, ma in una situazione come quella di oggi è anche importante che chi si appresta a lavorare per un'azienda come dipendente abbia comunque la capacità di essere, noi diciamo, imprenditore di se stesso, cioè di lavorare al meglio delle proprie capacità, con voglia di migliorarsi lui stesso, perché fa il bene dell'azienda per il quale lavora, ma soprattutto fa anche il bene di se stesso, no? E noi cerchiamo di raccontare tutto questo come lo facciamo? Con appunto imprenditori che, sulla base di tematiche differenti, dal marketing al dove trovo i soldi all'importanza dell'internazionalizzazione,
imprenditori che raccontano le loro esperienze, quindi come hanno ragionato, come hanno agito, se di testa, di cuore, se con entrambi, quando hanno dovuto affrontare determinate tematiche. E l'iniziativa che già l'anno scorso ha avuto un notevole successo, ben oltre le aspettative, perché abbiamo avuto negli 8 incontri dell'anno scorso 250 partecipanti in media. Abbiamo inaugurato il mese scorso con una puntata dal titolo Capitani Coraggiosi, proprio perché volevamo incentivare questo aspetto dell'essere capitani coraggiosi oggi, perché in tutti i giorni dobbiamo esserlo in qualunque circostanza della nostra vita. Il mare in tempesta. Il mare in tempesta, e con circa 400 partecipanti, quindi abbiamo aumentato ulteriormente, l'asticella è sempre più alta. Giro di inviti anche da parte mia, 11 di dicembre alle ore 17.30 presso il Dipartimento di Management dell'Università di Torino, quindi in Corso Unione Sovietica. Ci sarà un incontro dal titolo Parti con il piede giusto, in cui imprenditori racconteranno quali sono gli ingredienti, gli strumenti per effettivamente partire con il piede giusto quando si decide di intraprendere un'attività imprenditoriale. Noi ci saremo e racconteremo appunto questa giornata. Purtroppo il tempo a disposizione è finito, io ringrazio Alberto Pellero di Cuca Roboter, grazie ad Alessandra Rosa, ringrazio Marco Masselli, grazie dell'ospitalità, grazie ad Alberto Barberis, grazie mille a voi. E ovviamente chiudiamo con Gianluca. Gianluca, abbiamo parlato di innovazione, allora gli strumenti, diciamo, e la forza c'è per fare innovazione in Italia, forse mancano delle leggi che possono favorire gli investimenti, magari una minore burocrazia. Cos'altro? Bah, c'è da dire anzitutto che mi sento meglio. Dopo aver ascoltato i nostri ospiti parlare, mi sento più ottimista, e questa è sempre una cosa positiva. Diceva un grande poeta di uno spot televisivo: l'ottimismo è il profumo della vita, e tra l'altro l'imprenditore per il quale questo spot era stato girato è stato capace di reinventarsi vendendo la propria catena di rivendite di elettrodomestici e fondando Italy, stavo parlando di Farinetti naturalmente. E sì, bisogna essere ottimisti, e questo è un tratto della forza di volontà, un tratto caratteriale di noi italiani, lo dimostra anche la crescita esponenziale delle start-up, quindi l'ottimismo c'è. Bisogna liberarsi un po' dei fardelli del passato, che sono il debito accumulato, che è una classe politica inadeguata e sicuramente al di sotto del livello medio, ma non soltanto degli imprenditori, perché non è che siano chissà chi gli imprenditori, ma del livello medio degli italiani, quindi sveglia anche la classe politica italiana. Questo ci aiuterebbe molto a liberarci di lacci e lacciuoli che a volte sembrano imprigionarci, sembra quasi una tela di ragno. Ci ho detto che una classe politica rinnovata è migliore tecnicamente, perché abbiamo bisogno anche di persone preparate, un po' di ottimismo e qualche fondo per l'imprenditoria innovativa e qualche sconto fiscale sull'innovazione tecnologica in più, probabilmente saremo in grado di rimetterci in moto da soli e dominare nuovamente la scena mondiale. Speriamo. Ci vorrà un po' di tempo, però noi siamo qui e ci vediamo prossima settimana. Buona serata. Sarà gentili telespettatori, il nuovo appuntamento è questo, che noi investiamo molte risorse. C'è da dire che collaborate anche con un'azienda tedesca, quindi avete sono tipologie di rifiuti che si avviano ciascuno una propria filiera. Ovviamente l'Italia per noi è sempre il nostro paese, quindi anche di fare ricerca sui piatti. E questo ha cambiato anche il volto di un'azienda, che è quello che ci consente di fare ricerca, si avviano ciascuno una propria filiera.